E anche questa settimana non poteva mancare l'appuntamento con la creatività con Dondino e con Tommasino, che naturalmente ciao è già tutti. Pronto. Ma ti vedo impegnato in qualche cosa di meraviglioso, Tommasino. Sì, mi stupisce Dondino. Che stai leggendo. Ho trovato questo libro bellissimo. Che libro hai trovato? Vediamo un po' che cosa hai trovato. E indovina un po'. È il tuo libro. Il libro di Dindon Art, ma perlomeno hai imparato a fare qualche cosa? Sì, ma ci sono tante cose bellissime. Ma soprattutto hai letto qualche piccola riflessione che ti aiuta anche nella tua vita? Sì, anche ecco, quella. Quello è importantissimo. Allora, mi raccomando, noi lo ricordiamo ai bambini, il libro di Dindon Art, edito dall'LDC, con tante idee creative, non solo quelle che realizziamo qui nella nostra magica foresta, ma anche tante altre idee. E naturalmente, visto che la settimana scorsa ci è piaciuta l'idea del riciclo creativo, anche questa settimana andiamo a rovistare nel nostro magico ormai secchio dell'immondizia differenziata. E ancora oggi? La carta. Allora, vediamo un po' che riusciamo a trovare, Tommasino. Io ti do una mano. Ci sono scatole di cartone. Vediamo. Ci sono ancora, eccoli qua, dei fogliettini, ecco, che a me sì. Piacciono tantissimo, ma mi piacciono veramente tanto, Tommasino. Ci vogliamo fare qualche cosa di diverso anche oggi? Sì. Ci vogliamo provare? Che cosa possiamo fare con questi fogliettini? Allora, oggi vi faccio vedere come con questi piccoli fogliettini che abbiamo anche utilizzato la settimana scorsa, che non sono nient'altro che i post-it, possiamo realizzare un simpatico portaoggetti. Guardate che bello! Che bello! Lo possiamo mettere sulla scrivania. A forma di fiore! Sì, guarda che meraviglia! Può contenere degli piccoli oggetti, oppure quando temperiamo la nostra matita la possiamo fare all'interno. Addirittura, adesso che mi ricordo, Tommasino, visto che l'hai tirato in ballo, proprio qui sul libro di Dindon Art ci sono tutte le indicazioni per realizzarne una uguale. Guarda che carina, che possiamo realizzare con tutti i passaggi. Quindi se non fai in tempo a seguirmi nei passaggi, poi stasera ti studi il libro di Dindon Art, va bene? Andiamo a vedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto iniziamo a fare subito creatività insieme. Pronto? Pronti! Evviva! Eccoci tornati. Allora, Tommasino, ti dicevo, abbiamo bisogno veramente di pochissimo. I nostri post-it, che ne abbiamo milioni, anzi miliardi ne abbiamo di questi sulle scrivanie. Sì. Unica allora, attenzione, cosa cominciamo a fare? Unica attenzione, non deve essere presente la colla, perché alcuni sono con la colla. Cioè, hai presente? Quelli che vanno attaccati proprio al frigorifero. Sì, sì. Ecco, quelli che utilizzeremo non hanno colla da nessuna parte, in modo tale che riusciremo a fare un lavoro più bello, ok? Perfetto. Allora, prendiamo il nostro post-it. Lo pieghiamo in due nel senso della diagonale, formando un triangolino in questo modo. Vedete, bambini? Semplicissimo. A questo punto portiamo le punte, quindi queste punte le portiamo quasi al centro del nostro triangolino, così. Quindi pieghiamo la punta così e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, in modo tale da formare quasi una barchetta. Vedete, non è proprio una barca, la barca si realizza in un altro modo. Ma poi ci possiamo navigare con quella barchetta? No, temo che non sia sufficiente a reggere il mio peso e il tuo peso, visto che siamo un pochino ingrassati in questo periodo. Allora, tiriamo giù le nostre ali, ve lo faccio vedere così, vedete? Perfetto, faccio piano piano, in modo tale che seguite i passaggi. Ci sei, Tommasino? Sì, ci sono. Ok, va benissimo. Ancora tiriamo giù, quindi andremo a creare questa, che era nient'altro che una sorta di barchetta, quella che tu chiamavi una barchetta. Prendiamo le punte, le nascondiamo un po' e creiamo questo piccolo contenitore, così. Sembra quasi una barca senza vela, vedi che carina? Ok, la mettiamo da parte, lo dobbiamo fare per 5 volte, quindi 5 barchette di queste. 5 ancora. Barchette. Spieghiamo i passaggi, pieghiamo in due lungo la diagonale. Piegare in due. Perfetto, le punte le portiamo al centro. Perfetto, Tommasino. Ancora, dopo aver portato le punte al centro, la punta della barca la porto verso il centro. Basso. Ah. Non confondiamo i nostri telespettatori, Tommasino, e stai attento perché sei distratto, sei troppo distratto. Lo so, Dondino, ma non è facile. Ok, no, questo è facilissimo. Ancora la punta giù e creiamo un'altra barchetta e così. Perfetto. Ecco la nostra seconda barchettina.
Ancora un'altra. Dividiamo in due, nel senso della diagonale. Portiamo al centro le nostre punte. Portiamo al centro l'altra punta. Abbassiamo la parte alta. Togliamo la vela per capirci, come se volessimo togliere la vela. E pieghiamo le piccole punte. È una barca senza vela. Una barca senza vela dobbiamo realizzare. Bravissimo, così. Ok? Ne abbiamo tre. Altre due, velocissime, le facciamo. Uno, barca. Ma queste barche galleggiano? Ma potrebbero anche galleggiare, adesso che mi ci fai pensare. Naturalmente potrei utilizzarle quando faccio il bagno nella vasca. Anche? La metti nella vasca e ti diverti con le barchettine. Perfetto, sì, potrebbero galleggiare. Adesso che ci penso, penso proprio di sì. Vanno benissimo e siamo a quattro, quindi quattro barchettine. Tommasino, io non ti vedo molto attivo oggi, eh? Non ti vedo molto attivo. Ma io ho quasi finito. Ah, è quasi finito, perfetto. Oggi sono curiosissimo di vedere il tuo lavoro. L'altra volta sei stato bravissimo, oggi vediamo un po' come te la sei cavata. Sempre pronto. Perfetto, allora chiudiamo. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, abbiamo le nostre 5 barchettine. Eccomi adesso qua. Tommasino, prendiamo sempre la nostra cara amica colla caldo, con cui dobbiamo stare molto attenti perché altrimenti ci scottiamo. Ecco. E poi ci rimetto le penne. Ecco, allora mettiamo un punto di colla a caldo qui sul punto più alto. Ok, benissimo. E attacco il primo petalo così. Perfetto. Metto un goccio di colla a caldo e attacco il secondo petalo, anzi il terzo petalo, perché il terzo, eccomi qui. Perfetto, premo un po', poi prendo un goccio di colla a caldo e attacco il quarto. A questo punto abbiamo quasi l'impressione che non siano sufficienti, ma diventano sufficienti nel momento in cui l'allarghiamo e quindi diventa un vero e proprio contenitore. Dondino, ma possiamo utilizzare anche la carta di altri colori per certo, fare questi fiori? Certo, ancora più bello, Tommasino. Ancora più bello se utilizziamo la carta di altri colori. Verrà ancora più bello, sì. Anzi, la dovevo pensare questa cosa prima, però ci piace bianca perché mi ricorda proprio una vera e propria margherita. Guarda che carina. È bellissima. Hai visto che carina? Veramente molto molto carina. E diventano dei pratici portaoggetti messi sulla scrivania. Possono contenere delle piccole puntine. Oppure addirittura quando temperiamo la matita lo possiamo fare qui all'interno. Dividere i colori e conservare le polverine nei vari scomparti in modo tale che quando ci occorre una polverina rossa passiamo il dito e iniziamo a colorare la polverina gialla e iniziamo a colorare. Hai visto che idea super 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 simpatica? È bellissima! Io adesso vengo a vedere il tuo fiorellino portaoggetti com'è venuto. Vediamo un po' che cosa hai creato. Eccolo! Dov'è? È questo. Questo è il fiore portaoggetti, Tommasino? Lo so, è venuto un po' male, però... Un po' male, Tommasino? Dondino, questo però... a me sembra un foglio di carta stroppata. Io ci ho provato, Dondino, poi... Va bene. Apprezzo l'impegno, Tommasino. Allora, ci diamo appuntamento la prossima settimana, Tommasino, che dici? Sì. Me lo porti il materiale che ti avevo chiesto la settimana scorsa? Va bene, Dondino, promesso. Perché la settimana prossima iniziamo finalmente con il Natale, quindi sì, entriamo nel tempo dell'Avvento, trasformeremo la nostra foresta, la adobberemo tutta, prepareremo un bellissimo... Ma faremo anche l'albero? Certo, tu farai il tuo piccolo alberello lì proprio sul tavolo, io farò il mio alberone più grande, non quindi lo decoreremo con tante tante decorazioni. Ma mi occorrono quelle cose che ti ho chiesto, ricordati di portarle. Certo. Benissimo, allora io e Tommasino vi diamo appuntamento alla prossima settimana. L'appuntamento è con la creatività, con Dindonarte e con Tommasino, qui su Teleuniverso. Ciao! Ciao!